Scusate, possiamo? Scusi, se la disturbiamo, come mai qua in macchina? Perché la casa non è agibile. Scusate, signori, scusate, posso? Mi apre? Buonasera, signora, come mai qua in macchina? La luce è troppo forte. Quando scappavate, che cosa è successo? Cosa vi cadeva addosso? Guardate, dietro di lui un'ambulanza è costretta a suonare alla truppe per chiedere strada. Abbiamo dovuto abbandonare la postazione in fretta e furia perché intralciava i mezzi di soccorso. Ma lui niente, tutto tronfio col suo bel microfono, non si schioda nemmeno quando deve passare una ruspa. Individuate dai soccorritori, c'è una signora di una certa età, la signora Anna, e poi... E neanche quando arriva un'altra ambulanza, questa volta addirittura sirene spiegate. Hanno dei detriti imponenti che bloccano. Infatti i vigili del fuoco gli si avvicinano per fargli capire che da lì deve smammare. E una mano glielo spiega pure con un gesto eloquente. Ma di cui non si riesce assolutamente a rintracciare. Finalmente l'intrepido giornalista capisce l'antifona e sgomma. Non si riesce assolutamente a rintracciare. Vi devo lasciare. Scusiamo anche perché, vedete, purtroppo delle volte il nostro lavoro necessariamente può confliggere con quelle che sono le operazioni di soccorso. Cioè, o si va nelle tende o si va in albergo. Sì. Voi cosa preferite? Scusate, possiamo? Buonasera, scusateci. Come mai qua in macchina? Perché le case non sono agibili e quindi bisogna stare fuori. Avete mangiato voi oggi? No, oggi no, per niente. Come mai? Perché non avevate fame o perché? Come si sente? Si riesce a dormire? Senza dormire, ecco, vedi. È la prima cosa che provo da ieri sera alle 11, no? Perché non riesco... Ma non è riuscito a finire, a mangiare questo piatto di pane? No, non riesco perché... non riesco. Perché? Vi chiedo scusa in anticipo, ma io ho pochissimi minuti da dedicarvi in quanto mi devo ritornare immediatamente sul terreno di... Allora, comandante lavoro. Livernini, lei... E Vinci che fa? Per agevolarlo gli fa addirittura 3 domande. 44 ore, mi dica brevemente quali sono le difficoltà in questo momento e se effettivamente lei pensa che ci sono ancora dei corpi da estrarre e se lei pensa che siano vivi. In questo momento abbiamo ancora una scossa. Ecco, guardi, in questo momento c'è stata un'altra scossa. E ci poi all'improvviso una scossa. Emergenza, il comandante vuole raggiungere i suoi uomini e Vinci che fa? Lo trattiene facendogli un'altra domanda. Per cui... che non è stabile. Esattamente, per cui io vi dico che vi devo soltanto salutare in questo momento perché devo ritornare nel terreno delle operazioni per con via, i miei uomini. Per via di questa scossa, è stata molto potente. Comandante, l'ultima domanda, quali sono le probabilità che ci sia ancora qualcuno vivo sotto queste macchine? Comandante, 4, però 5, ci dica 9. Che cosa fate perché purtroppo devo chiamare la pubblicità. Sì, va bene, cerco di dire, lei mi fa una domanda, cerco di rispondere. No, lo so, però se lei dice che ci sono state altre scosse, purtroppo lo sappiamo, non è che voglio metterle fretta, è che non abbiamo tempo. Concludiamo il nostro commento alla stampa, rivolgendo di nuovo lo sguardo, cari amici, i nostri fratelli del centro Italia che sono entrati in una settimana di passione e di sofferenze, vogliamo essere vicini a loro con la preghiera e poi con la solidarietà, insomma, di cui avranno bisogno, insomma, ciò che, insomma, la loro sofferenza è anche la nostra, non ce ne laviamo le mani, siamo loro vicini. E partecipiamo con loro a questa sofferenza che il Signore ha voluto che in questa settimana santa in qualche modo anche loro partecipassero, diciamo così, alle sofferenze della sua passione. E, cioè, leggere i misteri di Dio è sempre molto difficile, cari amici. Leggere i misteri di Dio è molto difficile, vogliamo vedere anche in questo, cari amici, anche in questa tragedia. Volevo vedere qualcosa di, non so come dire, qualcosa di positivo. In fondo il Signore, quando ci fa partecipare delle sue sofferenze, è perché può farci anche partecipare della gloria della sua risurrezione. Il Consiglio ha ringraziato Iota per l'impegno e per la professionalità con cui ha confermato il ruolo leader del Tg1 nell'informazione in Italia e anche ieri il servizio pubblico ha raccolto il paese intorno alla tragedia del terremoto in Abruzzo dalle prime edizioni del mattino fino al Tg1 delle 20, seguito da quasi 10 milioni di ascoltatori e poi lo speciale di prima porta Tg1 porta a porta Tg1 con il 27% di scelta. Ha ricevuto un posto letto perché lei ha bisogno? Questo ancora non si sa,
perché probabilmente ci sono dei pullman che vanno sulla costa, oppure di qua ci sarà una... Cosa scegliete? Ho paura. Portano giù dal cielo, su una scala dei pompieri, disperse per 30 ore tra le macerie, rivede il sole del mattino. Sono le 8. Attenti ora! Fatta, è contenta. Roba da non credere. L'ho visto. Signora, ce l'ha fatta, è contenta. Ascolti record in tutte le edizioni del TG1 nella giornata del terremoto in Abruzzo. Il TG1 ha registrato uno share intorno al 30% nelle edizioni delle 6.30, delle 7 e delle 8, con un picco del 43,1% nell'edizione delle 9.30. La straordinaria delle 11, durata oltre un'ora, ha realizzato uno share del 33% e l'edizione delle 13.30 il 32,4% con 5,7 milioni di ascoltatori. La straordinaria dalle 15 alle 16 ha avuto un ascolto del 21%. L'edizione principale delle 20 si è confermata leader dell'informazione con uno share del 33,9% e con un ascolto medio di 8,7 milioni di ascoltatori e picchi di quasi 10 milioni. Lo speciale TG1 Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa con David Sassoli, inviato sulle zone del disastro, ha avuto uno share del 27% e una media di 6,7 milioni di ascoltatori. Record anche per l'edizione online del TG1, che raccoglie le offerte di aiuto e volontariato. Il TG1 è presente in Abruzzo con 8 inviati e 9 operatori dall'alba di lunedì. Se mai le mostre, c***o, telecamere, no.